Allora, oggi io vi parlerò di, attraverso i miei lavori, di che cosa è l'architettura, quali sono le emozioni che può fornire e quali sono anche le attese, le speranze che stanno, dietro il progetto. Io non so se è già pronto il... Ho portato una serie di progetti recenti, o meglio, di realizzazioni recenti. Louis Kahn, che era un grande maestro, un grande architetto americano che io ho avuto la fortuna di incontrare a Venezia, diceva che l'architettura non esiste. Ciò che esiste è l'opera di architettura. E dietro questi ragionamenti, un po' messianici, un po' misteriosi, come d'altra parte, lo era il personaggio, vi è una grande verità, cioè che l'architettura trova la sua profonda ragione d'essere unicamente nel fatto costruito, non nella teoria, non nel pensiero, non nell'immagine, non nel progetto stesso, ma solo quando incontra la realtà del fatto architettonico è il fatto che si trasforma una condizione di natura presente attraverso un territorio, attraverso una geografia, in un atto di cultura, poiché è il lavoro dell'uomo, è l'aspirazione, la speranza dell'uomo che fa sì che appunto una condizione naturale venga trasformata in una condizione di artificio, di una condizione che parla del bisogno della speranza dell'uomo. Un altro dato curioso di questa nostra attività è che l'architetto non è lui a scegliere che cosa fare. Paradossalmente sembra un'attività libera, sembra un'attività creativa senza limiti e invece l'architetto è soggetto ad operare attraverso delle scelte che vengono svolte dalla collettività, attraverso la figura del committente, attraverso la figura del mandante, attraverso la figura dell'operatore che detta una casa, una scuola, un asilo, un ospedale da costruire. Quindi l'architetto, malgrado la sua presenza e la sua natura creativa, in realtà è uno strumento che dà forma, questo sì, ha la responsabilità di dare un'immagine, di dare una configurazione, però ha qualcosa che è domandato dalla collettività. Da questo punto di vista, forse affermare che il vero cliente dell'architetto è la storia del proprio tempo, è la storia che configura, attraverso la sensibilità dei propri operatori, la configurazione del proprio tempo. La cosa impressionante per noi, del mestiere è che quando passeggiamo in una città immediatamente possiamo individuare i tempi storici delle trasformazioni. Per cui quando si arriva dall'aeroporto si vedono gli edifici degli anni 80, poi più avanti quelli degli anni 60, poi gli anni 50, l'inizio secolo, poi si entra in città, si trova il Rinascimento, poi il Medioevo nel cuore della città stessa. E questo per dire che al di là del linguaggio, al di là della forma espressiva, l'architettura è uno specchio del proprio tempo. Noi attraverso il paesaggio costruito riconosciamo i periodi storici, riconosciamo le trasformazioni che la storia ha via via attuato. Quindi, da questo punto di vista, si può dire che l'architettura è un'attività sociale e collettiva per antonomasia, è una forma che dà configurazione
alle attese del proprio tempo, al di là della personalità stessa dell'architetto. È ovvio che poi però all'interno del linguaggio architettonico vi sono delle configurazioni che parlano del nostro tempo, della sensibilità del nostro tempo, un po' come nella pittura. Noi quando vediamo un'opera pittorica individuiamo approssimativamente il periodo. Se un'opera del Rinascimento lo riconosciamo, se è un'opera barocca, se è un'opera dell'Ottocento, del Novecento, se è un'opera contemporanea. E questo anche per il fatto architettonico. Ora però io vorrei mostrarvi una serie di realizzazioni che ho avuto modo di fare, parlandovi del rapporto che si stabilisce sempre tra l'architettura e il paesaggio, tra l'architettura e il contesto. Quindi l'architettura non è un oggetto isolato, l'architettura non è semplicemente l'edificio che si costruisce, ma sono le relazioni spaziali che l'architetto che definisce con il contesto, che dona, che fa la qualità del fatto architettonico stesso. Possiamo forse spegnere queste luci? Ecco, così vedono meglio. Questa è una tenda nomade che io ho disegnato nel 1991 per una serie di festeggiamenti, poiché vi era il 700° anniversario della fondazione della Confederazione Elvetica. E ho disegnato questa tenda nomade, un teatro nomade, che è rimasto un mese e mezzo, e poi si è spostato in un'altra città, ed è stata disegnata, come vedete, proprio per creare un confronto, un dialogo, o se volete un contrasto molto forte fra le preesistenze, in questo caso il castello visconteo di Bellinzona, e questo nuovo manufatto. Io trovo che è molto significativa questa immagine, perché anche con le luci abbiamo giocato, con una luce fredda per il nuovo intervento e invece una luce più calda, diffusa, più gialla per i castelli dell'intorno. Ma anche di giorno vi è questo contrasto tra le forme primarie di questa tenda e invece le configurazioni dell'intorno. Allora voi capite che qui è stato anche cercato questo contrasto fra il nuovo e l'antico, fra il moderno e l'esistente. E io credo che da questo dialogo nasca anche una qualità, poiché le relazioni spaziali diventano più ricche, più generose. Un altro esempio è questo museo d'arte moderna contemporanea che io ho disegnato a Tokyo. Tokyo è una città, una metropoli, con una configurazione molto articolata e anche eterogenea dei materiali edilizi dell'intorno, e attraverso questo nuovo museo d'arte moderna abbiamo voluto invece segnare una presenza forte, un'immagine iconica molto determinata, quasi fosse un edificio rinascimentale da mettere all'interno della Babele dei linguaggi dell'intorno. Un altro edificio che mi ha molto dato molto da fare, anche che ha alimentato molte polemiche, è una chiesetta che ho costruito in sostituzione di questa chiesa. Questa è una chiesetta in cima a una valle, la Valle Maggia nel Canton Ticino, dove è questa vecchia chiesa era stata distrutta da questa valanga, quindi un evento di natura, un tragico evento di natura,
che ha annientato alcune case dell'intorno e questa vecchia chiesetta seicentesca. La gente del luogo mi ha chiamato per ricostruire questa chiesa. Allora, il nostro primo atteggiamento era di mettere la chiesa là dove in giallo vedete vi era la chiesa precedente. Abbiamo sostituito non il luogo ma la configurazione della chiesa. La chiesa a pianta della navata col campanile retrostante è stata sostituita da una nuova chiesa con una forma ellittica di base che qui vedete in basso nella sua configurazione planimetrica, e poi abbiamo tagliato questa chiesa, un volume cilindrico che si innalza da questa pianta ellittica, e l'abbiamo tagliato con un piano inclinato in modo tale che l'asse minore dell'elisse, voi sapete che un'elisse ha due assi, l'asse maggiore che è quello longitudinale, l'asse minore che è quello trasversale, dicevo, l'abbiamo tagliato in modo tale che l'asse minore innalzato diventasse uguale all'asse maggiore come lunghezza, e quindi abbiamo fatto un'operazione molto sottile e anche astuziosa da un punto di vista geometrico, perché unicamente scegliendo il piano di taglio della sezione abbiamo trasformato l'elisse di base in un cerchio a livello di copertura. Abbiamo fatto l'operazione, per darla in termini prosaici, l'inverso di una fetta di salame. La fetta di salame si taglia un cilindro di salame allungato, lo si taglia e diventa un'elisse, perché appunto assume l'asse minore, diventa più forte, diventa più grande, più lungo dell'asse minore. Ecco, noi abbiamo tagliato invece sulla trasversale un'elisse, un cilindro con base ellittica, in modo tale che l'asse minore diventasse uguale all'asse maggiore. E quindi solo attraverso questa inclinata nasce questo cerchio a livello di copertura. Quindi la configurazione della chiesa in realtà è solo questa navata, questa struttura absidale finale. Il disegno di questa metafora di una tiara è nient'altro che l'elemento che è l'incontro tra il taglio verticale e il perimetro del cilindro. All'interno, come vedete, vi è questa magia dove l'elemento di base del pavimento, che è inscritto in un'elisse del perimetro, in realtà si trasforma, salendo verso il cielo, verso la copertura, si raccorda con il cerchio di copertura. Quindi all'interno di uno spazio troviamo che i muri si diventano convergenti verso il basso per aprirsi e per trovare il loro disegno di perimetro circolare a livello di copertura. Naturalmente tutto questo dà un effetto particolare, perché il soffitto poi è stato modellato in ferro e in vetro. Vi è un rapporto diretto col cielo, sono solo i due archi rampanti, per cui vi è questa geometria preziosa di copertura, è un cerchio che si raccorda con i muri a imbuto verso il rettangolo di base del pavimento. Quindi l'architettura in questo caso è uno spazio teso tra la terra e il cielo, uno spazio dove la copertura si apre, come nelle vecchie cupole delle chiese,
mostra il cielo, mostra le nuvole, mostra gli uccelli che passano e inoltre sottolinea questo strumento geometrico dello spazio interno che appunto modifica una forma inquieta come l'elisse. L'elisse ha due centri, quindi è una forma inquieta, in una forma invece perfetta che è il cerchio, dove invece il punto focale è esattamente al centro. Un altro esercizio interessante è stata questa chiesetta costruita in cima al Monte Tamaro, vicino Lugano, dove un signore che aveva i sistemi di risalita di questa montagna dalla valle in basso, mi ha chiesto di costruire questa chiesetta. Noi abbiamo interpretato l'idea di un confronto tra una geometria, quindi tra un piano orizzontale molto preciso dove vi è il camminamento dei pellegrini e poi si scende attraverso il tetto, attraverso la cradonata del tetto, si scende per entrare poi nella chiesa che è la parte di questa testata. Il pittore Enzo Cucchi, che è intervenuto in questo progetto facendo dei segni all'interno, dei dipinti all'interno, diceva questo è un chiodo di pietra dentro la montagna. E il grande gioco è il confronto tra le forme complesse, le forme però articolate, geometriche delle nuove componenti, con invece l'andamento orografico della geografia dell'intorno, quindi l'andamento organico della natura, contrastato invece con le forme primarie, con le forme geometriche, con le forme semplici del nuovo manufatto. Poi dentro la cappella vi sono questi dipinti di Enzo Cucchi, due nell'abside che fuoriesce sul fondo, due mani oranti nel segno di preghiera, nel segno di due mani aperte per dare, due mani aperte per ricevere, e una luce zenitale che scende dall'alto e che caratterizza questo punto focale della chiesetta stessa. Lateralmente invece vi sono solo dei dipinti, delle litanie dipinte, diciamo così, dove un filologo, Giovanni Pozzi, ha scritto una serie di omaggi alla Vergine con una serie di metafore riprese o dalla tradizione biblica o dalla tradizione orale, e Enzo Cucchi li ha interpretati con questi dipinti negli squarci della finestra. Tutta la chiesa invece è nera, dove la luce entra attraverso questi piccoli shade della copertura. Questo è un altro museo costruito a San Francisco. Vedete il centro della città, la downtown, e questo edificio che si mette quasi a segnare il limite di questo sviluppo del centro direzionale tecnologico all'interno, e diventa un'immagine, lui stesso, questo museo, diventa un segno, un occhio, una sorta di rosone che parla di un'attività particolare, parla dell'attività del museo, che è un luogo di confronto, un luogo di spiritualità. Si vanno a cercare dei valori all'interno di questo museo, che contrasta invece con l'anonimato, con un linguaggio più astratto proprio dell'architettura dell'International Style che vi è tutto intorno. Quindi il nuovo museo come una sorta di chiesetta romanica all'interno dell'anonimato di un tessuto edilizio che diventa nuovo segno di riferimento per la città. Un altro museo per Jean Tinguely a Basilea, posto oltre il parco,
la zona libera che vedete antistante, sulla riva del Reno, contro un ponte autostradale. Quindi si chiude verso il ponte, si apre verso il parco. Questa è la parte verso il parco dove il museo trova una sua apertura con queste grandi, sono 5 navate, che poi all'interno si configurano come 5 grandi settori. Quello che avete visto passare è invece una passerella che obbliga il visitatore, prima di entrare nella parte alta, a scoprire la dimensione del Reno, del fiume, e quindi un percorso obbligato. Chi va al museo è obbligato a fare questa passerella leggermente in pendenza, che si fa un po' fatica, in modo che il fiume risulti il primo elemento presentato all'interno del museo stesso. Qui vedete il percorso che sale. Queste sono le sale interne. Jean Tinguely è uno scultore del XX secolo, usava questi residui delle strutture industriali e con molto humor li collegava tra di loro e faceva sì che questi elementi avessero anche dei movimenti. Questo è un lavoro fatto in Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, dove vedete un grande vuoto che è un parco teso fra i due cerchi rossi, e sulla destra si configura questo parco, che è l'unico elemento vuoto rimasto all'interno della città. Il sindaco, quando io ho fatto una presenza, mi ha chiesto: ma perché lei non fa un monumento? Perché vi è lo sviluppo sostenibile, l'incontro con tutti i presidenti latinoamericani. E io ci ho pensato su un po', poi ho detto: ma mi lasci un po' di tempo. Poi gli ho mandato un disegno che poi loro hanno realizzato. Invece di fare un monumento tradizionale, ho creato gli angoli, due edifici d'angolo, li vedete, uno sull'estremità sinistra, l'altro sull'estremità destra, come due angoli che tengono il grande vuoto del parco antistante. E questi due angoli, sono proprio due angoli, sono delle terrazze, dei balconi dove la gente può salire, e la città tutta piatta, quindi vedere dall'alto il parco urbano, che è l'unica risorsa che ha questa povera città. Questo è l'elemento dove mostra che l'angolo è anche permeabile, si entra da questa parte. Poi il rapporto fra i due elementi è un rapporto di confronto, vedete giù in fondo l'uno, dall'altra parte l'altro, legati con un filo d'acqua, dove ci sono questi getti d'acqua che poi ho scoperto nella realtà essere poi trasformati in questo quartiere povero, nelle docce collettive del quartiere. Ma quel che è interessante è appunto capire come da un monumento, da un elemento retorico, da un elemento unicamente monumentale, celebrativo, invece è stato piegato a diventare un portale della città. Dai due fori che vedete sulla testata vi è la notte un raggio laser, la distanza fra i due elementi è di 300 metri, che comunica questi due elementi, per cui sulla città vi è questo segno di luce che attraversa trasversalmente l'entrata del parco. Questo è un altro progetto a Tel Aviv, nel campus della Tel Aviv University. Mi è stato chiesto di disegnare una sinagoga e un centro culturale. La sinagoga, come voi sapete, è il luogo di lettura della Torah, luogo di preghiera, luogo di incontro dove si leggono i versetti della Bibbia. Il comitato
il consiglio del senato accademico aveva paura che costruendo una sinagoga si costruisse anche un ghetto per i religiosi, e allora aveva detto: ma accanto alla sinagoga allora creiamo anche un'aula di conferenze come questa, dove è possibile che anche i non religiosi, gli studenti non religiosi, laici, frequentassero lo stesso luogo. Ecco, io ho interpretato questo bisogno di equilibrio, chiamiamolo così, fra la cultura laica e la cultura religiosa, come anche un equilibrio architettonico, per cui ho fatto un edificio con queste due teste identiche, stessa dimensione, stessa configurazione, stessa luce, stessi materiali. Questo è uno degli elementi che poi sono collegati tra di loro attraverso una base. La base è uno zoccolo di servizio comune, le due cloche rovesciate sono l'uno la sinagoga, che qui vediamo all'interno, caratterizzato da una luce che entra dalle quattro lunette che nascono dal quadrato del soffitto attraverso l'incontro con l'elemento circolare che lei scrive, e quindi la luce che cade dai quattro elementi perimetrali. E qui vedete in fondo invece l'aula di conferenze, che è esattamente allo stesso modo, la stessa configurazione, come ho detto, con la stessa luce, gli stessi materiali, che si trova però sull'altro fronte dell'atrio. E in primo piano la sinagoga con il tavolo dove vengono stesi i rotoli della Bibbia. Questa è una configurazione del soffitto visto dal pavimento verso l'alto. Una biblioteca a Dortmund, una biblioteca interessante perché là dove vi era il limite della città storica, la biblioteca si è rotta in due parti per indicare il confine della vecchia città. Abbiamo separato l'edificio in due parti, l'uno con un muro che vedete con tutte le finestrelle, che fa parte dell'elemento di servizio con gli uffici, depositi, e l'altro invece che è un elemento di lettura, delle sale di lettura, che esce dal limite della città. Abbiamo dato due configurazioni diverse per far notare come una parte è all'interno di un limite storico della città, l'altro è all'esterno. Piazzale della Pace a Parma. Parma, questa cittadina bellissima, straordinaria, che vanta questo insieme monumentale chiamato della Pilotta, insieme a Cinquecentesco, che qui vediamo dall'alto. Noi abbiamo disegnato un grande prato alla base, abbiamo unicamente tracciato un filo d'acqua che separa la parte minerale dalla parte vegetale, dalla parte verde, e abbiamo fatto un'operazione abbastanza curiosa. Là dove esisteva, vedete al centro, la chiesa di San Pietro Martire, che qui vediamo dall'alto, una chiesa andata distrutta, chiesa del 1500, abbiamo recuperato il disegno della chiesa e abbiamo trasformato in una vasca d'acqua. Poi là dove c'erano le colonne abbiamo piantato degli alberi, in modo da ricostruire virtualmente la presenza di questa chiesa che legava questo cassero, questo elemento stretto della Pilotta, e che gli dava una certa rigidità, un certo sostegno anche statico. Non potendo ricostruire il tutto, perché sarebbe stato un falso storico, abbiamo quindi ricostruito la chiesa con una virtualmente con un'immagine particolare, creando questa navata d'acqua
e gli alberi che rimano la navata stessa. Tutto attorno il prato, che è diventato, prima era tutto un parcheggio, è diventato un grande giardino interno alla città. Un edificio ad Atene, questo è l'ampliamento di una banca, la Banca Nazionale, dove il tema del nuovo edificio, della nuova banca, era quello, in un certo senso, di completare su quest'angolo l'immagine di questa piazza eclettica, di questa piazza di inizio secolo. Noi abbiamo cercato di dare un'immagine nuova, contemporanea, ma nel contempo anche di sottolineare le analogie e le vibrazioni cromatiche determinate dal materiale di rivestimento, la pietra gialla di Cipro, in modo tale da adattarlo al linguaggio eclettico dell'architettura dell'intorno. Quindi un tentativo di far sì che il linguaggio sia autenticamente moderno, ma nel contempo sia anche sensibile alle tessiture, ai colori, alle superfici disegnate che caratterizzano l'architettura dell'intorno. Questo è un edificio a New Delhi, in India. New Delhi è una città di 20 milioni di abitanti, si sviluppa rapidissimamente verso l'esterno. Questo era un edificio per la Tata Consulting, che è una ditta, una multinazionale, ma che si occupa in questo caso specifico di programmatori di computer. E allora abbiamo disegnato questo edificio pensando al grande caldo delle estati indiane, e abbiamo quindi messo come un brissolei, un tricotage, un velo di pietra tutto traforato, in modo da offrire, da non offrire mai l'irraggiamento diretto verso il vetro interno, ma di creare sempre delle zone d'ombra. Ecco, quindi un'interpretazione della condizione ambientale che ha trasformato l'architettura stessa. Invece di offrire le grandi pareti vetrate, offre un muro traforato di pietra dove la luce che entra è una luce controllata e non permette l'irraggiamento diretto, e quindi il riscaldamento delle superfici esterne. Questo è un momento di questi spazi che hanno una ventilazione trasversale al piano terra. Il Museo di Rovereto è un museo che abbiamo costruito una quindicina di anni fa e che si trova a Rovereto, una cittadina tra Verona e Trento, che si accosta a questa arteria, si chiama Corso Bettini, che è una bella arteria seicentesca. Allora noi, invece di mettere l'edificio sulla corso storico, l'abbiamo messo in seconda fila nella parte retrostante, lasciando i due palazzi antistanti a definire il rapporto visivo con la città, e poi invece nella parte retrostante abbiamo visto, e qui potete intuire, un edificio molto complesso. Abbiamo disegnato una piazza interna e abbiamo fatto questo vicolo che dal corso, che vedete qui in primo piano, ha ancora le due testate dei vecchi edifici, poi si entra, si passa sotto questa traviazione e ci si trova direttamente non di fronte a una porta, ma nel ventre stesso dell'edificio. Anche questo è stata una forma di messa in scena e di progettazione
che, come voi potete intuire, parte dalla lettura del contesto. Non è che abbiamo fatto l'edificio e poi l'abbiamo adattato, no, abbiamo preso la condizione ambientale e il disegno dà forza a una tutela da un lato e una trasformazione dall'altro di questo tessuto storico. Qualche immagine dell'interno, ma adesso non è la cosa più importante da leggere. La ristrutturazione del Teatro La Scala di Milano. In alto vedete la pianta del Piermarini in nero, le parti che sono state conservate, in blu le parti che sono state demolite, in rosso le parti nuove. Come vedete le parti nuove sono molto importanti, riguardano praticamente tutta la torre scenica, il grande cambiamento dei teatri e avviene alla metà dell'Ottocento, quando le scenografie di questi teatri cosiddetti all'italiana sono delle scenografie bidimensionali, per dare l'illusione scenica si fa una prospettiva con una serie di dipinti che poi slittano trasversalmente e che ricostruiscono la profondità scenica. Dalla metà dell'Ottocento via, verso la fine dell'Ottocento, cambia totalmente questa illusione scenica, poiché non avviene più attraverso delle scenografie dipinte, quindi delle scenografie piatte, ma delle scenografie tridimensionali. Allora diventa importante costruire queste scene e non solo dipingerle, per cui i teatri necessitano di spazi laterali per portare queste scene, sono le scene laterali o le scene retrostanti, oppure attraverso la torre scenica per farli salire, oppure la fossa scenica per farli scendere. È da lì che, alla fine dell'Ottocento, che cambia tutta la tipologia dei teatri, perché appunto è cambiato il sistema dell'illusione ottica e le scenografie tridimensionali hanno sostituito quelle bidimensionali, quelle dipinte. Con la Scala di Milano noi abbiamo in un certo senso rafforzato questa tendenza, qui vedete il modello, e abbiamo costruito una nuova torre scenica, che la vedete sulla destra, e anche una torre ellittica sopra i tetti, facendo sì che i camerini fossero posti al di sopra dei tetti stessi, con un restauro di tipo conservativo per la parte bassa e invece un intervento, diciamo così, innovativo con un linguaggio contemporaneo per la parte alta. In questo modo noi abbiamo pensato che sia giusto da un lato conservare là dove era possibile conservare, dall'altro sia giusto e possibile innovare là dove invece si presenta questa opportunità. Una torre a Seul. Seul è una città che negli anni 60 aveva 400.000 abitanti. Oggi ha 15 milioni di abitanti, quindi nell'arco di pochi decenni si è moltiplicata e offre tutta l'immagine che si può immaginare, che si può vedere di propria di una città asiatica, quindi moltiplicarsi del nuovo spesso senza grandi presenze iconiche, senza la forza di diventare dei segni all'interno della città. Noi alla base di questo nostro edificio scorreva questo grande incrocio stradale dove su 12 corsie da un lato, 12 corsie dall'altro vi è una tensione continua su 24 ore al giorno. E allora abbiamo pensato di interpretare questa tensione continua all'interno della città con una presenza, quasi una sorta di castello del XX secolo,
queste due grandi torri che hanno invece un'anima, un cuore, un ventre totalmente vetrato, quindi è la città che entra nell'edificio più che l'edificio entrare nella città. È un edificio per uffici, 130 metri di altezza, quindi con una grande complessità. Qui vediamo la lobby interna. Poi sull'altro lato del fiume invece ho costruito questo museo per la Samsung, che è un museo d'arte tradizionale, quindi soprattutto ceramiche, che trova la sua centralità nella parte ipogea, nella parte sottoterra, dove entra il pubblico. Poi il pubblico risale, qui è la base di questo cono rovesciato, risale fino all'ultimo piano in alto con degli ascensori, per poi ridiscendere attraverso questo percorso ellittico nei diversi piani espositivi che trova all'interno. Questo perché là dove si muove la gente vi è una luce naturale, là dove vi sono gli oggetti, per ragioni anche di conservazione, era impossibile dare una luce naturale, bisognava dare una luce controllata, una luce artificiale. Una chiesa a Torino, là dove c'erano delle acciaierie, abbiamo mantenuto la vecchia ciminiera, abbiamo messo una struttura ellittica per dare una nuova immagine a questo segno di della classe operaia, e quindi con questa ellittica, questa spirale che diventa un segno di luce durante la sera. Poi la chiesa è fatta da 7 torri, qui vediamo dall'alto, 7 torri che portano una luce naturale all'interno dell'aula, che qui vediamo dal basso, vediamo l'altra, le 7 torri diventano come 7 lampade all'interno della chiesa stessa. E qui vediamo l'ambiente interno, la chiesa, sul fondo, questo è un piccolo aneddoto, vi è questo volto del Cristo, che in realtà non è un dipinto ma è una muratura per la quale io mi sono ispirato al volto della Sindone di Torino, la chiesa si chiama del Santo Volto. Ho preso questa fotografia molto emblematica, misteriosa, l'ho trasformata in pixel, in bianco e nero, e ho ricostruito un muro dove la tessitura di fondo è della pietra, semplicemente con il gioco che la pietra verticale, qui vedete nel dettaglio, prende la luce, la pietra leggermente inclinata, poiché vi è una luce dall'alto, diventa ombra. Giocando in questo modo il muro trasforma la tessitura del muro stesso in immagine, e qui vediamo che, visto da lontano, vi è questa immagine che pare abbastanza realistica, abbastanza fedele. Man mano che ci si avvicina, ritorna muro, scompare l'immagine, perché resta unicamente la tessitura della composizione del muro stesso. Una wellness, queste nuove frontiere della spa, del benessere, in cima a una montagna svizzera, là dove c'era un grande albergo, che vedete in basso al cerchio grigio, ho dovuto costruire questa 5.000 metri quadrati di queste nuove strutture per i bagni, per il benessere, per i massaggi, per lo sport. E noi abbiamo immaginato di metterle dentro la montagna stessa. Fuori dalla montagna vi sono solo queste 9 grandi alberi vetrati, se volete, che portano la luce all'interno sottoterra. E
questa avete visto una visione estiva, una visione invernale, e qui vediamo qualche immagine dell'interno dove vi è l'uso solo di tre materiali, la pietra, l'acqua e il legno per i soffitti. E poi vi è tutta l'organizzazione che ovviamente è anche molto complessa. Questa è un'altra immagine notturna, quindi un modo di costruire senza costruire, poiché vi è questa, questa articolazione interna. Questo è un edificio a Sesto San Giovanni, gli uffici della Campari recentemente completate. Questa era la vecchia fabbrica della Campari che abbiamo demolito, lasciando unicamente sul fronte principale la palazzina dei vecchi uffici a ricordo della vecchia fabbrica, che è la parte in basso, la parte centrale che vedete, che noi abbiamo conservato come palazzina, e poi abbiamo costruito con dei ponti sopra gli uffici nuovi della Campari, e sul fondo delle residenze abitative che toccano, che completano l'isolato del dintorno. Quindi anche in questo caso il nuovo e l'antico dialogano sia per le dimensioni che sia anche per il linguaggio, con la conservazione della palazzina dei vecchi uffici direzionali della Campari, che adesso sono diventati spazi per il museo, e i nuovi uffici invece di lavoro per la Campari stessa. Un museo a Charlotte, in North Carolina, là dove vi sono tutti i grandi grattacieli, abbiamo fatto un edificio che invece che era opposto della torre del grattacielo con la porta d'entrata, dove in particolare in America vi è, sono solo questi spazi veicolari che diventano gli spazi pubblici. Noi abbiamo voluto invece scavare questo volume e creare questa piazza coperta che diventa quindi uno spazio di transizione tra l'esterno e l'interno, un microclima, un grande porticato dove vi è un piccolo bookshop, dove vi è una piccola caffetteria e dove vi è l'ingresso al museo vero e proprio. Questo è il museo nelle parti superiori e questa è ancora una visione notturna della grande piazza coperta che abbiamo visto. Treviso, un lavoro recente, non ancora ultimato, là dove c'era una vecchia fabbrica, abbiamo costruito, stiamo costruendo, non è ancora completato, una piazza. Intorno alla piazza vi sono tutta una serie di attività pubbliche, la questura, la camera di commercio, la prefettura, gli uffici delle entrate, insomma tutti una serie di servizi per la cittadinanza a carattere pubblico attorno a questa grande piazza. Questa è una delle porte che collega questa nuova piazza pedonale, ci sono 2000 posti auto sotto, e questa nuova piazza pedonale con il resto della città. Qui vediamo la piazza, non ancora ultimata, che ha una piccola chiesetta nel fondo e una grande fontana in primo piano. Attorno le abitazioni che ho descritto con ai lati degli uffici e poi delle residenze. Terranuova Bracciolino, una piccola chiesetta parrocchiale dentro la città, qui la vedete al centro in basso, sono due absidi che si mettono sull'asse della vecchia croce tra il Cardo e il Decumano della città disegnata, per cui dalla piazza si intravede il limite e l'asse della nuova chiesa, che si presenta come due abside binate che trovano la loro forza in questa immagine
esterna, dove l'abside viene dilatata verso l'alto e si separa con una leggera fessura al centro. Leggera fessura che dà luce a questi dipinti del Calvario che il pittore Sandro Chia, segni della passione del Cristo, che ha voluto mettere su questa navata che corre al centro fra le due navate. Una biblioteca a Pechino, questa, è appena stata ultimata, una biblioteca universitaria per 2000 studenti, gli uffici dei ricercatori e invece la parte del cono rovesciato, che sono le sale di lettura, che possiamo vedere in dettaglio in questo punto, che prendono una grande luce dall'alto, come vedete qua, con un grande atrio, che è il foyer centrale, dove si affacciano gli studenti nelle loro postazioni di lettura tutto attorno. Questa è l'ultima immagine. Ecco, con questa immagine io ho finito, rispettato credo i 50 minuti che mi sono stati dati, e adesso, se c'è un po' di luce e avete delle domande, abbiamo ancora un 5-10 minuti. Alzi la mano. La cosa che mi ha colpito di più delle foto che ci ho fatto vedere dei suoi lavori è l'importanza che ha la luce all'interno delle sue architetture. Quindi la mia domanda è, essendo all'inizio di un percorso in cui noi sperimentiamo, proviamo a progettare, è come si fa a concepire gli effetti che hanno la luce nell'architettura, perché finché si tratta di forme e di geometrie o sintesi di geometrie, sono cose che, cioè, pensandoci riesco a raggiungere o anche studiando, mentre invece la luce mi sembra essendo un elemento che noi in un certo senso non possiamo controllare e ne definire, non so come approcciarmi a questa, cioè come faccio a capire a dare tutti questi effetti incredibili. Ho capito, sì. Allora, rispondere in questo modo. Innanzitutto un'osservazione. La luce è la vera generatrice dello spazio. Se noi spegniamo queste luci, questo spazio scompare. Se lo spazio non ha una generatrice, alla nostra percezione scompare. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, perché nella composizione architettonica appunto la luce è la vera generatrice degli spazi. Poi però la luce è immateriale, per cui ci serviamo, per dare forza alla luce, dei materiali e della geometria. Quando entra la luce su una figura geometrica, la esalta, la sottolinea. I materiali ne danno la tessitura, ne danno i colori. La tua domanda, come fare? E come fare? Non c'è ricetta. Mi piacerebbe ci fosse. Bisogna sperimentare. Io ad esempio lavoro molto con dei modelli. I modelli mi aiutano a capire la configurazione delle forme, quindi la composizione architettonica, ma mi servono molto anche a immaginare una fonte di luce come quella del sole, che gira 24 ore e che quindi è soggetta a dare delle trasformazioni continue al fatto architettonico. Quando io ho presentato la chiesa di Torino non mi sono soffermato troppo, ma è evidente che da queste sette lanterne finali sulla sommità
entra una luce in ogni ora diversa, e quindi bisogna immaginare la luce del mattino, poi quella del pomeriggio, poi quella della sera, capire come questa luce va a inondare e a dare forma, a dare forza allo spazio architettonico. Però direi, voi siete giovanissimi, cominciate a lavorare, a costruire con dei modelli, e i modelli vi danno uno sguardo tridimensionale sulla realtà costruita. Mi sembra abbastanza evidente che lei dà un valore molto notevole a questi volumi semplici, a queste forme primarie. Sì. In un mondo in cui appunto molta architettura invece scompone, sì, e apre, sì, e crea instabilità, sì, no? Crea impressione di instabilità. Quindi volevo capire meglio, vista questa ricorrenza, insomma, nel suo linguaggio delle forme primarie, qual è il valore che lei attribuisce ad esse. E un'altra domanda, se posso, anche una parola sulla scelta dei materiali, cioè su con quale criterio il materiale viene scelto di volta in volta nei contesti che lei affronta. Dunque, la sua domanda è vera, io preferisco, prediligo le forme primarie. Prediligo le forme primarie perché penso che una delle qualità del fatto architettonico deve essere anche la sua facilità di fruizione. Il filosofo tedesco Heidegger diceva che l'uomo abita quando ha la capacità di orientarsi all'interno di uno spazio, che è esattamente l'opposto di quello che si fa nei nuovi mall, nei supermercati, dove uno entra ed è in un labirinto, quindi non abita, è condotto attraverso le frecce, attraverso la pubblicità, attraverso la segnaletica. E io devo dire che ho sempre provato un grande disagio, mentre invece quando io entro a Chartres, pur essendo una cattedrale molto complessa, immediatamente colgo il tutto. Quando entro nel Pantheon, con uno sguardo limitato comprendo tutto. Ecco, allora io cerco di usare delle forme semplici, come lei ha detto, delle forme primarie, proprio perché credo che sia un valore abitativo poter cogliere l'essenza di una presenza e non dovermi scervellare all'interno dei labirinti. La seconda parte della sua domanda, sui materiali, prediligo i materiali naturali. Prediligo i materiali naturali perché sono parte della natura, ma soprattutto perché invecchiano bene, invecchiano migliorando. La terracotta che noi troviamo a Roma ha 2000 anni ed è invecchiata bene. L'alluminio e i vetri che vediamo diventano obsoleti rapidissimamente. E quindi cerco di lavorare con la pietra, con i mattoni, anche talvolta col calcestruzzo, con i materiali che hanno una loro propria forza espressiva, che hanno dei propri colori e soprattutto però che riescono a invecchiare bene. Credo che la durata di un fatto architettonico sia anche segno della sua qualità. Oggi tutto si consuma rapidissimamente perché i materiali sono effimeri, sono poveri, diventano obsoleti nel giro di pochissimi anni. No, non mi interessa, volevo chiedere, mi è parso di capire che nelle sue opere cerca di interpretare il tessuto urbano, la città, e dando una forma che possa centrare appunto col contesto all'interno del quale si inserisce. Ma com'è che può nascere questo fatto? Cioè, com'è che lavora lei? Com'è il suo approccio alla costruzione di questo edificio? E poi una piccola curiosità, mi è parso di non vedere dei grattacieli all'interno delle sue opere. Perché non gliel'ha mai chiesto? Perché è una sua scelta, che sono, come dire, degli edifici troppo standardizzati? Ad esempio qua a Milano vediamo
grattacieli che ci potrebbero stare allo stesso modo qua a Milano come a New York piuttosto che a Los Angeles, eccetera, eccetera. È una sua scelta oppure, come dire? Va bene, allora, sul problema del contesto. Il contesto, ragazzi, non è un qualcosa esterno al fatto architettonico, è parte del progetto. L'architettura non è uno strumento per costruire in un luogo, ma è lo strumento per costruire quel luogo. Quindi per far sì che diventi parte della storia, della cultura, della geografia di quel posto. L'architettura non è l'oggetto, non è il volume compiuto. Sono le relazioni spaziali che questo volume riesce a stabilire con l'intorno. Allora da questo punto di vista la lettura del contesto è fondamentale. Le Corbusier diceva che il primo atto progettuale è la lettura critica del contesto, quindi andare, vedere, cercare di capire la storia, le radici, le gerarchie, le priorità che vi sono all'interno di un contesto. Molto spesso esistono già le soluzioni. Noi, chi sa interrogare bene il paesaggio, il contesto, trova facilmente anche le soluzioni. Quindi se noi pensiamo che il contesto è parte del progetto, non si tratta semplicemente di mettere qualcosa, ma si tratta soprattutto di ricevere dal contesto una serie di indicazioni spaziali, geometriche, illuminotecniche, di materiali, eccetera, che fanno sì che la nuova opera, pur avendo un linguaggio completamente nuovo, diventi un elemento, un'aggiunta positiva per restare nella nostra città europea, la grande stratificazione propria della città. Noi aggiungiamo un elemento finale, una crosta della configurazione della terra e modifichiamo leggermente la crosta finale. Ogni volta la modifichiamo in funzione della nostra sensibilità. Non è vero che io non ho fatto delle torri, a Seul ho fatto, non è un grande grattacielo, ma sono 130 metri di altezza. Io non credo che si possa essere per o contro. Bisogna vedere se la torre nel contesto di Seul mi sembrava che anche tenesse e tenesse e diventasse un elemento di riferimento per l'intera città. In un contesto già consolidato storicamente forse diventa più problematico. Siamo tornati da poco dall'aver visto la sua realizzazione di Petra. Sì. Ecco, allora volevamo, parlo anche a nome dei ragazzi, capire un po' come è nata questa sua idea di Petra rispetto al contesto e rispetto a questo luogo che è così enigmatico. Petra è una cantina. Ma la cantina di Petra su Veretto nasce da una doppia domanda. Il proprietario, il signor Moretti, voleva fare una grande cantina soprattutto per riscattare la povertà del paesaggio. Era un paesaggio molto povero, molto disunito, molto frammentato. E allora noi abbiamo disegnato anche i vigneti, noi abbiamo ridisegnato il paesaggio cercando di trasformarne i movimenti orografici in nuove tessiture per i vigneti stessi. E poi abbiamo posto questo segnale forte, una sorta di disco di marziani che si appoggia sui vigneti, poiché per dare un segnale, il signor Moretti mi ha detto vorrei un segno che sia fuori dalle mode, che sia da un lato antichissimo e dall'altro nuovissimo. E noi abbiamo fatto questo segno primario che è pieno di antichità anche, cioè non è un
un segno, un'icona che vive solo della contemporaneità. Questo perché io credo che anche nel segno contemporaneo vi debba essere il grande passato. Cioè, io sono convinto che la ricerca dei creativi è la ricerca, talvolta anche inconsapevole, ma del grande passato. Non è possibile pensare Picasso senza il grande passato, non è possibile pensare Henry Moore o Giacometti o Paul Klee senza il grande passato. Cioè, inconsciamente l'artista rincorre l'archetipo, le forme primordiali, le forme che appartengono all'intera umanità e non alle mode culturali. E da questo punto di vista Petra, la cantina di Petra, vorrebbe essere all'interno di questa montagna un segno, da un lato moderno, contemporaneo, dall'altro che richiama i valori ancestrali. Volevo chiederle se poteva dirci qualcosa sulla scuola di Mendrisio, perché molti di noi, io faccio l'artistico e siamo in quinta, e ci hanno parlato brevemente della scuola che ha fondato a Mendrisio, e se poteva dirci un po' cosa si faceva. E poi un'altra domanda breve, se c'è qualcosa a cui lei si aspira, cioè nel senso se ci sono alcune forme che lei prende come punto di riferimento. Cioè, ho visto che ci sono, che spesso ripete il cilindro sezionato, o comunque usa molto le forme cilindriche o circolari o ellittiche. Ma dunque, su Mendrisio posso dirvi che è una scuola giovane, a 15 anni, credo che sia anche una buona scuola, un'ottima scuola. Per riassumere in due parole, è una scuola dove noi si pensa che per affrontare la complessità e la rapidità di trasformazione della cultura del moderno, per l'architetto sia molto importante avere degli anticorpi attraverso le discipline umanistiche, le discipline sociali, più che non le discipline tecniche. Quindi abbiamo fatto un profilo di insegnamento con delle presenze importanti dal punto di vista filosofico. Ci sono 5 anni di filosofia, 5 anni di storia dell'arte, 5 anni di storia del territorio. Vi è tutto un profilo di studi che sottolinea questo filone umanistico. Poi naturalmente vi sono anche le materie tecniche, però se qualcuno vuole accedere a Mendrisio, io gli consiglierei di andare prima a vedere. Ci sono delle giornate con le porte aperte e c'è un Dino Student che vi consiglierà, vi mostrerà anche i lavori degli atelier. La scuola dove si deve lavorare molto, ve lo dico già, i ragazzi lavorano di giorno, di notte, per le consegne. Cioè, è una scuola dove si fa fatica, ecco, non è che, però io credo che è una scuola bellissima. Sulla seconda parte della domanda che mi sfugge, sulle forme, se ho delle forme predilette. No, ho delle forme predilette nella misura in cui sono forme semplici, primarie, però lavoro col cono, lavoro col cilindro, lavoro col triangolo, lavoro con il cubo. Tutto quello che è facilmente leggibile, poi è vero che di tanto in tanto uso anche il cilindro è magico perché è la forma forse più difficile da usare, perché riporta tutto a un asse centrale. Però sì, è una forma difficile ma molto bella. All'interno di un cilindro è come quando voi siete nel Pantheon a Roma, attraverso la vista di una parte nel cilindro il vostro cervello ricostruisce il tutto. Quindi leggete anche quello che vi è alle vostre spalle. E altre forme non hanno questa magia. Io se guardo questa sala non riesco a cogliere la profondità che mi sta dietro.
se mi trovassi in un cilindro, immediatamente il mio cervello mi dà, ricostruendo un elemento parziale con l'asse verticale virtuale, mi dà la profondità da tutti i lati. Quindi è anche nella percezione visiva, è una figura difficile ma molto affascinante. La ringraziamo molto. Niente.